Quoni amego in flagella parato sum, et dolor meus in conspectu meo semper. Milites plectentes coronam de spinis, imposuerunt super caput meum. Foderunt manus meas et pedes meos, et di numera verunt omnia ossa mea. Poiché io sto per cadere, e ho sempre innanzi la mia pena. I soldati, intrecciata una corona di spine, me la posero sul capo. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. La corona, simbolo di potere e di prestigio in questo mondo, ambita da chi cerca un segno di potere e di dominio, viene trasformata in uno strumento di tortura e derisione. Chi può sopportarla se non il re dell'universo? Questo è il momento della notte più tenebrosa, è il momento in cui gli annunci della passione si concretizzano nella maniera più cupa e drammatica. Le parole del Signore che avevano lasciato costernati e sconvolti i discepoli sembrano prendere forma in una sconfitta totale, irreparabile. Ma proprio dal sacrificio della croce scaturirà la vittoria della vita sulla morte, della salvezza sulla perdizione, della gloria di Dio sull'abominio. Il volto deformato dal dolore del servo sofferente si trasformerà nel ritratto dell'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo, la roccia della nostra salvezza.